Noi utilizziamo tutti i fondi comunali, parliamo di spese che tranquillamente possiamo affrontare, anche perché contestualmente stiamo effettuando e per effettuare lavori pari circa 3 milioni di euro per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, tutti realizzati con soldi del comune, circa 11 milioni di euro per mantenere gli alloggi pubblici e 1 milione di euro per il Summer Festival. Quindi è un'amministrazione che in 4 anni ha saputo con grande sacrificio, con grande impegno, mettere a posto i conti e voi sapete quanto sia stato difficile. Aggiungo che al di là degli 8 milioni del Ministero abbiamo utilizzato circa 12 milioni di euro di soldi comunali per pagare debiti fuori bilancio. Quindi l'amministrazione che ha pagato i conti chiudendo col passato, anche diciamo, non relativo alla nostra attività, 12 milioni di euro. Investirà 11 milioni di euro per manutenere gli alloggi comunali, 3 milioni per strade e marciapiedi e 1 milione per regalare felicità alla gente, ma soprattutto per fare economia, perché il vero tema è quanto avrà portato in termini di PIL, di tenuta economica, questo investimento. Io credo almeno il doppio e i numeri eccezionali di queste prime 2 settimane ci confermano che la scelta è stata convincente, ma direi anche vincente.